Allora, spieghiamo un momento come Sloodle possa essere usato da parte di organizzatori di corsi per strutturare delle lezioni. Questa è una cosa abbastanza complessa, non è banale, ma non è neanche difficile. Quindi adesso vediamo con queste slide una sorta di tutorial, cioè una cosa estremamente semplice che dovrebbe consentirvi di capire come operare. Allora, prima cosa, per poter usare Sloodle, per poter organizzare una lezione, dovete avere un sito Sloodle, anzi scusate, un sito Moodle. Sito Moodle, noi ad esempio come gruppo Sloodle IT ne forniamo un sito che ha già un Moodle preinstallato, dove è anche già installato il supporto a Sloodle. Quindi collegandosi e registrandosi a questo sito si riesce a utilizzare al massimo, diciamo, le possibilità. Il sito sloodle.it è attualmente ospitato per cortesia del gruppo di OpenSim ITA sul loro server. Comunque anche voi potete crearvene un server vostro, anche se è un pochino complicato, quindi per mantenere le cose semplici facciamo così. Registriamoci su sloodle.it Moodle. Lo cerchiamo. Ecco. Vedete, adesso vi faccio vedere, quindi noi non siamo collegati, infatti qui dice no, che non siamo collegati, la lingua di lavoro è l'italiano, dobbiamo cliccare su login per registrarci. Abbiamo questo sito, vedete che è Moodle, questa è una delle skin di Moodle, abbiamo una descrizione del sito sloodle.it e dentro questo corso, dentro questo sito, esistono già dei corsi fatti su cui potremmo registrarci. Quindi la prima cosa da fare è fare la login, cioè la login ovviamente chiede se stiamo tornando oppure se è la prima volta che accediamo a questo sito dobbiamo, come sempre succede su tutto il web, creare un nuovo utente. Quindi dobbiamo creare un account. In quanto organizzatore dovete per forza creare un account. Poi le persone che parteciperanno al corso invece potranno entrare o come ospite o addirittura non vedranno nemmeno il sito Moodle. Andiamo avanti. Quando ci registriamo, noi ci registriamo adesso con un username che è organizzatore, una password, mettiamo le solite cose che metteremo e poi clicchiamo praticamente su la creazione del nuovo record. Ci arriverà un'email di conferma. Quindi qualcuno ci scriverà dicendo salve, è stato richiesto un nuovo account, dobbiamo cliccare per confermare e quando abbiamo cliccato cosa succede? Che ci compare una videata sul sito dove dice la tua registrazione è stata confermata e si può andare poi ai corsi. Entrando quindi nel sito a questo punto con la login ufficiale, non è che qualunque persona che si iscrive venga automaticamente considerato un organizzatore. Occorre, ecco questo non siamo noi, in realtà sarà un'altra persona, l'amministratore del sito, che entrerà come amministratore del sito, andrà in una delle possibilità offerte da Moodle, andrà in particolare nei ruoli globali. Andrà a cercarsi il nome nuovo, quindi Mario Rossi, nella fattispecie, cercherà Mario Rossi e aggiungerà questa persona fra l'elenco delle persone che possono, a livello globale, creare dei corsi. Se non avete questa autorizzazione da parte dell'amministratore, non si riesce a creare un corso. A questo punto, ecco, l'organizzatore che se il creato organizzatore in realtà avrà un username un pochino più generalizzato, entrerà un pochino più specifico, scusate, entrerà con la sua password nel sito e potrà a questo punto amministrare il sito e quindi vedere i siti, i corsi e dei corsi possiamo vedere le caratteristiche dei vari corsi. Quindi qui in questo esempio, in questa slide, vediamo che ci sono già dei corsi nel nostro Moodle. Alcuni di questi corsi hanno questa faccina che vuol dire che accettano anche dei guest, oppure ci sono anche dei corsi che accettano dei guest con chiave d'accesso. Noi, in realtà, i corsi che faremo noi saranno corsi aperti a tutti, ma nulla esclude che si possano fare dei corsi con delle diciamo, chiavi d'accesso o che siano accessibili soltanto a persone che si registrano. Per semplicità, noi faremo sempre aperto.
Allora, quindi noi vogliamo creare un nuovo corso, quindi andiamo nell'amministrazione del sito, andiamo nella parte di corsi, chiediamo di aggiungere e modificare dei corsi, quindi noi vogliamo aggiungere un corso, clicchiamo sull'aggiunta dei nuovi corsi, scegliamo la categoria, qui vedete in questo caso abbiamo dei corsi veri e dei corsi generali di prova, noi in particolare metteremo i corsi veri, creeremo un corso che avremo chiamato Demo 001, la struttura del corso è quella settimanale e ci sarà eventualmente una descrizione qua su Moodle per descrivere come sarà strutturato questo corso. Nella pagina successiva, quindi non abbiamo ancora finito di inserire il corso, possiamo ancora specificare una marea di altre possibilità. Fra cui una delle cose più importanti è poter specificare se gli allievi si possono iscrivere spontaneamente oppure soltanto in un determinato periodo di tempo. Uno, questa operazione qua. Due, ecco, queste informazioni che vi dico sono le cose che dovete fare per avere l'iscrizione, diciamo, più semplice possibile. Quindi qui vedete che c'è scritto di default non permette l'accesso agli ospiti o ai guest, ma noi lo modificheremo e dovremo mettere che cons di consentire l'accesso agli ospiti senza chiave di iscrizione. Punto 2, punto 3, salviamo queste modifiche, quindi creiamo effettivamente il nostro corso. E dopodiché, in fondo, quando ci avrà fatto vedere la mascherata d'ingresso 4, cliccheremo per poter entrare nel nostro corso. Ecco, a questo punto, quando siamo entrati nel nostro corso, vedremo fondamentalmente un insieme di cartelle, proprio cartelle nel senso degli schedari, dove ci saranno, visto che abbiamo fatto un corso a settimane, ci sarà una cartella per ogni settimana, quindi da oggi in poi. Questa è la prima settimana, questa è la seconda settimana, questa è la terza settimana. Però noi vogliamo modificare queste informazioni, quindi vogliamo attivare le modifiche per poterci lavorare sopra. Se non attiviamo questa cosa, non possiamo modificare il corso. Clicchiamo. Ecco, una volta attivata la modifica del corso, vedete che la finestrella è più o meno sempre come prima, nel senso che ci sono delle attività settimanali, queste sono le cartelle di prima settimana, seconda settimana, eccetera. In più in cima è comparsa una cartella generale di cappello tutte le settimane e per ogni corso ci sono fondamentalmente la possibilità di cambiare, la possibilità di gestire le news del forum. E poi possiamo aggiungere tranquillamente delle risorse o delle attività sia a livello generale per tutte le settimane del corso oppure settimana per settimana. No, la cosa che in realtà è importantissimo da aggiungere per poter usare questo corso Moodle con gli strumenti Sloodle è aggiungere un'attività, la possiamo aggiungere, ecco, questa probabilmente conviene metterla a livello generale perché è tutto il corso che di solito è impostato su Sloodle, quindi qua inseriamo, clicchiamo qua e ci verrà fuori una lista di possibilità. E in questa lista di possibilità noi sceglieremo uno Sloodle controller. Abilitando uno Sloodle controller, questa abilitazione uno Sloodle controller è fondamentale per poter lavorare con Sloodle. Analogamente, in basso a destra ci saranno i blocchi e anche questi blocchi a destra, dovremo modificarli in modo tale da aggiungere uno Sloodle menu. Quindi le cose fondamentali che dobbiamo fare è aggiungere uno Sloodle controller dentro le impostazioni generali e uno Sloodle menu in basso a destra. In questo modo riusciamo a lavorare tranquillamente con il nostro corso. Ecco, quando abbiamo introdotto inserito il controller Sloodle, ci viene chiesto delle informazioni su questo controller. Di solito possiamo dargli un nome, insomma, eccetera, ma non è importante in particolare tutto quello che mostra, almeno per questa fase. La cosa più importante è che lo creiamo con un nome, di cui che ci dobbiamo ricordare. Quando l'abbiamo creato, cosa facciamo? Salviamo e torniamo al corso. A questo punto ci è comparso una nuova riga nella parte generale, se l'abbiamo creato qua come creazione di una nuova attività qua, del demo controller. Cliccandolo vediamo in sintesi, diciamo, tutte le caratteristiche di questo Sloodle controller. E in particolare, in fondo, vedremo che è possibile configurare attraverso questo Sloodle controller
tutti gli oggetti Sludel che poi andranno gestiti in Word. Quindi, nella fattispecie, le cose, ad esempio, che noi ci divertono di solito di più sono le quiz chair, o ad esempio i presenter o altre. Comunque, al momento vediamo come gestire delle cose semplici. Ecco, avevo detto prima che è fondamentale avere lo slot del menu per l'auto registration, perché se noi clicchiamo sui course settings, questi, possiamo imporre, il default è che non sia così, possiamo imporre che il corso sia abilitato all'auto registration e all'auto enrollment. Questo è importantissimo, vedete, sono in rosso, dobbiamo cambiarle e poi sottomettere questa informazione. Facendo in questo modo, diciamo che siamo riusciti a configurare le parti fondamentali. Poi però dobbiamo cominciare a creare un oggetto Sludder, e l'oggetto Sludder che vi descrivo è quello delle scelte cosiddette. Le scelte sono dei sondaggi. La scelta, vedete questa qua, dovete andare nell'aggiungere attività, e questo lo si può fare a livello di settimana. Quindi nella prima settimana possiamo aggiungere una scelta. Clicchiamo su aggiunta una scelta. La scelta ci dice ok, chiediamo un sondaggio. In questo sondaggio chiediamo quale colore preferiamo. E nelle possibilità, nelle proposte che noi proponiamo, mettiamo dei colori, quindi rosso, verde, blu. Anche qua ci sono molte impostazioni. Vediamo qua che noi possiamo dire che si può rispondere a questo sondaggio in un certo intervallo di tempo, oppure no. Possiamo dire che il sondaggio è pubblico, ecco, questa è una cosa importantissima, vedete, in rosso metto le cose importanti, metto che i risultati sono sempre mostrati agli studenti e comunque mostro il più possibile le informazioni, quindi rendi pubblici i risultati in maniera completa con i nomi e le risposte relative, permetto anche che le scelte vengano aggiornate, altrimenti la scelta può essere fatta una sola volta, e poi posso anche dire se mostrare chi non ha risposto. Queste sono le cose, questa parte è importante, perché se voi non mettete pubblico, ad esempio, lo strumento Sludder non funziona, perché ovviamente se avete detto che i risultati sono privati, protetti, non può lui far vedere in Second Life questi risultati, perché andrebbe contro le caratteristiche di questa scelta. Andiamo ancora avanti. Ok, perfetto. Quindi abbiamo costruito il nostro corso, abbiamo autorizzato il nostro Sludder controller. Abbiamo creato una scelta. Adesso la cosa successiva è quella di ottenere gli oggetti Sludel andando in Second Life. Quindi, per prima cosa andiamo in Word, cerchiamo la sim Sludel, quindi cerchiamo semplicemente Find Sludel. Andiamo nel punto d'ingresso. Nel punto d'ingresso vedrete che c'è questa specie di bacheca. Questa bacheca ha in alto a sinistra, quindi nel posto più importante, più facile da raggiungere, un cartello dove dice vieni per prendere gli Sludel Tools, questi. Noi clicchiamo a destra su questo oggetto e facciamo poi il teleport per essere trasferiti in realtà pochi metri lontani, perché in realtà questo posto è proprio solo 20 metri più a destra, però comunque così voi sapete che cliccando questo vi trovate direttamente di fronte a questo che io chiamo dispenser, questa specie di frigorifero. E io lo chiamo il dispenser perché sarebbe il distributore di bevande americano, dove la gente sa che da sola, in maniera automatica, è possibile chiedergli delle cose e lui te le dà. Quindi clicchiamo su questo oggetto. Attenzione a non cliccare questo perché vi dà una notecard. Se cliccate sul dispenser, vi viene in alto a destra questo menu dove vi chiede: volete vedere una notecard con 1? Oppure probabilmente voi chiederete con 2, cioè dammi invece lo Sludel Set Revision 9. Nel momento in cui gli avete dato il 2, lui vi chiede: attenzione, vi è arrivato un oggetto, e poi vi trovate Sludel 04 Set Revision 9. A questo punto voi siete felici possessori di un Sludel Set. Cos'è lo Sludel Set? Se voi cercate di rezzare lo Sludel Set, vedrete fondamentalmente un frigorifero. È una sorta di leggio, adesso ve lo spiego. Un'altra cosa, se vi viene complicato andare sull'isola Sludder a prendere questo oggetto, potete anche andare su XStreetSL e cercare Sludder 04, vedrete che ci sono delle revision e questo oggetto costa 0 linden dollari, lo potete prendere in questo modo, anche se qui la versione è un pochino vecchietta, quindi potrebbe non essere
l'ultima in assoluta. E c'è comunque anche un video in inglese, purtroppo, dove spiega come si usa. E noi adesso cerchiamo di farlo con questo video. Quindi, allora, dicevamo, in uno dei modi in cui siete riusciti a ottenere il vostro dispenser, il vostro Sludel Set, dovete prima di tutto configurarlo. Questa è una cosa tipica di tutti gli oggetti Sludel, cioè bisogna averli e configurarli. Infatti, vedete qui c'è scritto Touch to Start Configuration. Quindi bisogna toccarlo e l'IDO serve per la configurazione. Una volta che poi sarà configurato, si userà il dispenser, il frigorifero, per ottenere gli altri oggetti che sono per quelli veri e propri. Andiamo avanti. Ok, quindi la configurazione del toolset. Cosa si fa? Si clicca e lui dice: attenzione, sto aspettando che tu mi dica su quale sito Moodle io mi devo collegare. Infatti lui dice: attenzione, sono io. Per favore, dimmi l'indirizzo del tuo sito Moodle. Dice che in fondo non dovete mettere la barra. Quindi, ad esempio, dice http www.yoursite bla slash Moodle. E noi cosa metteremo? Metteremo proprio esattamente il sito Sludel.it Moodle su cui ci siamo configurati e abbiamo creato il corso. Attenzione che, dato questa attività di impostazione della Sludel 7 è sempre un'attività che fa l'organizzatore. Lo studente non vede nulla di queste cose. Abbiamo poi, una volta che abbiamo messo effettivamente questo codice, cambia l'intestazione. Non dice più tocca per configurare, ma dirà toccami per scaricare la configurazione. Cioè, praticamente per la prima volta l'ho toccato e lui mi ha detto di mettere il nome del sito Moodle. Una volta che l'ho detto, il nome del sito Moodle, dovrò ritoccarlo ancora per poter caricare la configurazione. Quindi la seconda volta chiederà proprio esplicitamente di caricare la configurazione. Quando si dirà di caricare effettivamente la configurazione, vi chiederà di loggarvi sul sito, dopodiché vi chiederà su quale Sludel controller lo Sludel 7 viene collegato. Quindi voi dovrete, se avete tanti controller, tipicamente ne avrete un controller per ogni corso, quindi se avete 20 corsi, quando farete questa operazione dovrete selezionare uno dei 20 controller. Quando farete Submit, allora lui vi dirà Object Authorization has been successful. E quindi cioè questo è tutto fuori Second Life, anche questa è un'operazione che si fa una sola volta per lo Sludel 7. Una volta fatto questo, cliccando sempre, si può fare questa terza operazione finale. Quindi abbiamo visto le tre operazioni: la prima specifica del sito web, la seconda l'autorizzazione di questo Sludel set, e la terza clic mi serve per poter specificare uno, download configuration. Clicco su uno e a questo punto, se abbiamo fatto le cose tutte giuste, mi verrà il nome del sito, Sludel.it Moodle, e il nome del corso, e invece di essere rosso mi dirà verde, quindi vuol dire che posso usare questo Sludel 7. A questo punto io posso usarlo in una lezione. Ok, allora andiamo a vedere come riusciamo a far usare lo strumento choice, la scelta che abbiamo configurato prima. In sintesi, io clicco sul frigorifero, sul dispenser, mi viene una serie di scelte, io posso rezzare una serie di oggetti Sludel. Noi rezzeremo che cosa? Il choice horizontal. Horizontal vuol dire che lui rezzerà un oggetto, un quaderno come questo, dove le barre usciranno orizzontalmente. C'è anche il choice vertical, in cui le barre vanno verticali. Quindi io scelgo l'opzione 3, che corrisponde allo Sludel choice horizontal. Una volta che lui ha rezzato questo oggetto, vedete che mi dice waiting for configuration, perché anche qua dobbiamo, per ogni oggetto che creiamo, fare tutta la configurazione, perché siamo in attesa di configurazione. Qui riparte l'iter, cioè devo cliccarlo, e nel momento in cui l'ho cliccato lui mi dice bla bla bla, dice caricami la configurazione. Dovrebbe essere un po' più rapido, perché a questo punto lui, se avete già fatto l'autorizzazione del frigorifero, sa già tutto, quindi l'unica cosa che vi chiede è di caricare la configurazione. Una volta che si è cliccata la configurazione, lui chiede Object Configuration, quindi dovete dare una piccola autorizzazione sul sito, e dovete dare l'autorizzazione a questo oggetto con Submit. E nel momento in cui avete dato questa autorizzazione,
e la configurazione quindi viene scaricata. Poi l'oggetto in Word è completamente configurato, nel senso che lo vedete proprio che si prende la scelta e vi fa vedere insomma quali sono le tre possibili scelte, e le persone che cliccano vedranno allungarsi la colonnina corrispondente. Ok, perfetto. Allora a questo punto avete visto brevemente, diciamo, come si può configurare un oggetto Sloodle in questo modo.